poliedri e solidi di rotazione. Dadi, mattoni, scatole, palloni o candele. Gli oggetti che ci circondano occupano uno spazio e in geometria sono definiti solidi. Esistono solidi con dimensioni e forme regolari e perfette, altri molto più variegati. Scopriamoli insieme. Le figure geometriche solide, a differenza delle figure piane che si sviluppano in altezza e lunghezza, hanno tre dimensioni: altezza, lunghezza e larghezza. I solidi si possono distinguere in poliedri e solidi di rotazione in base alle loro superfici. Un poliedro è una forma geometrica solida delimitata da facce a forma di poligono. Le facce possono essere basi o facce laterali. I lati delle facce sono gli spigoli del poliedro e i punti di incontro degli spigoli sono detti vertici. Se tutte le facce, sia le basi sia quelle laterali, sono poligoni regolari uguali, il poliedro si dice regolare. Un esempio di poliedro regolare è il cubo, perché le sue facce non sono altro che sei quadrati uguali. I nostri dadi da gioco sono a forma di cubo. Un altro tipo di poliedro è la piramide, ha una base che può assumere la forma di vari poligoni, come ad esempio un pentagono, e le facce laterali sempre triangolari. Oppure il prisma ha due basi parallele e congruenti che possono avere diverse forme, come ad esempio quella di quadrato, e come facce laterali dei parallelogrammi. Questo tipo di prisma si chiama parallelepipedo. I solidi di rotazione, invece, hanno superfici curve o miste. Si chiamano in questo modo proprio perché sono formati dalla rotazione completa di una figura piana attorno a un asse. Il cilindro, ad esempio, è un solido di rotazione formato dalla rotazione di un quadrato o di un rettangolo intorno a un suo lato. Le due basi parallele sono formate da due cerchi congruenti. Allo stesso modo, il cono è costituito dalla rotazione di un triangolo rettangolo attorno alla sua altezza. Anche in questo caso, la base, una sola, è formata da un cerchio. La sfera, infine, è formata dalla rotazione di un semicerchio attorno al suo diametro.